Allora, come sempre, noi prima vorremmo soddisfare le curiosità del pubblico. Se qualcuno ha già qualche domanda, siamo a disposizione, altrimenti vorrei iniziare io con una prima curiosità, che è quando si decide di parlare dell'infanzia, di prendere il punto di vista dei più piccoli per raccontare una storia. È una decisione di regia molto importante. Come mai ha deciso di utilizzare questo punto di vista per questa storia? Déjà pour commencer, moi j'ai 40 ans d'enseignement, j'ai été professeur pendant 40 ans et donc avec des enfants qui allaient de 8 à 18 ans. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui touche les enfants me touche beaucoup. Et quand j'ai vu les difficultés de travail des enfants au Ladakh, j'avais envie de faire connaître ça aux enfants français. Allora, innanzitutto devo dire che io ho insegnato per 40 anni a bambini dai ragazzi, insomma, dagli 8 ai 18 anni e quindi sono particolarmente interessata a vedere il mondo dal loro punto di vista e poi mi ha particolarmente colpito la vita dura, come lavorano, come vivono i bambini alla Ladakh e quindi ho pensato che volevo fare qualcosa proprio attraverso il loro sguardo. Parce que on habite sur la même planète, il paraît. Mais des fois, je me demande si on est vraiment sur la même planète, quoi. C'est tellement différent, c'est tellement... Ces enfants sont tellement loin de la vie des nôtres, au niveau confort, sur tous les plans, que des fois, on se dit, mais c'est pas possible, on n'est pas sur la même planète, quoi. E anche se appunto i nostri figli, i nostri bambini vivono sullo stesso pianeta di quelli della DAC, talvolta è quasi difficile crederci perché appunto sono così diversi dal punto di vista proprio dei comfort della vita che fanno che sembra che quasi appunto sia difficoltà a crederci che sì, di essere che vivano sullo stesso pianeta. E allo stesso tempo però c'è sempre una cosa molto importante che è il rito dell'iniziazione, no? Il rito dell'iniziazione. E quindi questa processione finale mi è sembrato, almeno spero che sia quella l'intenzione, di mostrare un rito di passaggio, forse verso l'età adulta. Alors cette procession de Gottschalk, c'est pas seulement pour les enfants, vous l'avez vu, c'est les gens qui font Gottschalk, c'est de 7, en gros, ils commencent vers 6-7 ans jusqu'à 80 ans. Donc c'est un passage de l'hiver au printemps. Allora, in realtà non è una processione solo per bambini o adulti, vi partecipano persone dai 6-7 anni fino agli 80. In realtà quello che celebra è il passaggio dall'inverno alla primavera. Ça a lieu donc fin février, début mars, et ce qui est important dans cette procession, d'abord, c'est que tous les villages, toutes les villes le font. Et appunto, quindi a luogo in genere a fine febbraio, inizio marzo, e va detto che tutti, è molto importante, tutti i villaggi fanno questa processione. Alors, ça dure toujours 3 jours et 2 nuits, mais ça peut être plus. Il y a des gens qui font par exemple ça pendant un mois entier. Allora, dura 3 giorni e 2 notti, però può durare anche di più. Ci sono delle persone che fanno questo rito per un mese intero. E soprattutto, ce qui est important, c'est que tout le monde est, je dirais entre guillemets, mal habillé, c'est-à-dire on a tous le grand tablier, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit un grand ingénieur ou un grand paysan, ou, tout le monde a la même tenue, on ne peut plus savoir si les gens sont riches ou pauvres et quels sont leurs milieux sociaux. La cosa importante da notare è che tutti sono vestiti nello stesso modo, tra virgolette mal vestiti, perché hanno quella specie di grembiulone davanti, che quindi cancella ogni differenza sociale, culturale, cioè non si fa più distinzione perché l'abito non fa distinguere se uno è un super ricco o un poverissimo contadino, sono tutti uguali. E ce qui est important aussi, c'est que tous ces gens qui font ces processions, c'est pas pour eux, c'est pour la planète, c'est pour que tout le monde vive en harmonie
Et un enfant de France a dit finalement, ils embrassent la terre. Et c'est vraiment cette idée de s'allonger sur toutes les bêtes, les petites fourmis, les vers de terre, tout ce qui vit, les branches, les gros animaux, mais tout le monde, on se couche sur eux et on les embrasse. Et donc c'est ça le symbole de cette procession. E questa processione, altra cosa da notare, non si fa per se stessi o per la propria, per il proprio bene, ma lo si fa per il bene di tutto il pianeta, perché si possa vivere in armonia e pace su questo pianeta. E come appunto un bambino ha osservato, è come se si abbracciasse la terra, il pianeta. Infatti questo è quando si prostrano, questo prostrarsi è come un abbraccio che viene dato a tutto quello che è sulla terra, l'erba, gli insettini, gli animali, tutto quello che vi è viene abbracciato con questo gesto. Questo è un po' il simbolo di questa processione. E donc ils font 3000 prosternations par jour, donc en 3 jours et 2 nuits ils en font 9000, et les enfants, vous les avez vus, sont partis de l'école la veille, et le lendemain ils font la prosternation et ils partent pour 3 jours et 2 nuits. E non ha alcuna preparazione. Allora pensate che fanno 3000 prostrazioni al giorno, quindi in 3 giorni e 2 notti di riposo ne fanno 9000. E avete notato che le bambine e le ragazzine sono partite dalla scuola la sera stessa, la mattina sono partite per la processione senza alcuna preparazione prima. E il lendemain, elles avaient un contrôle. À l'école. E quel giorno dopo erano a scuola perché avevano una lezione, una verifica su quello che avevano fatto. Donc c'est leur vie quotidienne, voilà, tout simple. È tutto parte del quotidiano, questa cosa, molto semplice. Allora, vedo se c'è qualche mano alzata. Ecco, abbiamo un signore. Arriva il microfono. La signora che ha insegnato tanti anni, io voglio domandare se ha presente quella etimologia che afferma che la parola uomo, homo in latino, è direttamente collegata a humus, terra. Questa è un po' una teoria, credo ben veniste, forse l'ha affrontata. E allora questa cosa che mi spinge a domandare, questa tradizione del toccare la terra, dell'umiliarsi, no, della lentezza, è tipica del cuore del buddismo o si può invece legare, quindi all'insegnamento originale del Buddha, o si deve magari riferire al paesaggio severo, alle limitazioni ambientali dell'Himalaya? Buddha è nato, ha vissuto, credo, presso l'Himalaya. Perché credo che anche in altri ambiti culturali del mondo ci sia questa tradizione, mi pare nel Monte Athos, insomma nell'ortodossia greca, ecco, forse anche altrove. Questa è una cosa bellissima che meriterebbe di essere raccontata di più, insomma, ecco. Credo che anche nel passato dell'Italia ci fossero tradizioni di abbraccio della terra proprio, no? Nelle vecchie tradizioni, insomma, la Befana in qualche modo, il fuoco, eccetera. Quindi domando se è una specificità buddista generale oppure è una cosa un po' locale riconducibile a un ambiente geografico. Ecco, grazie. C'est une très très belle. Je suis très émue de ce que dit le monsieur parce que c'est très très beau. Et effectivement, je savais pas que dans Homme il y avait humus. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est un très beau rapprochement. Après, je vais répondre, peut-être tu veux déjà dire ça. Innanzitutto, voleva ringraziare perché ha molto apprezzato questa sua domanda, commento. Non sapeva, non aveva colto questa etimologia, questa cosa che lei ci ha detto fra humus e homo, che trova molto bello, commovente. Per cui la ringrazio per averla svelata. Alors, malheureusement, j'étais professeure de physique-chimie, donc je ne suis pas tout à fait historienne et géographe. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans toute l'Asie centrale, qui font, enfin, toutes les zones de culture bouddhiste, du bouddhisme du Dalai Lama,
Ça, je suis sûre, parce que je l'ai vu aussi bien au Tibet qu'au Ladakh. Maintenant, au-delà de ces deux pays-là, j'ai beaucoup été en Mongolie, ils ne le font pas, alors qu'ils ont aussi le bouddhisme du Dalai Lama. Après, je n'ai pas beaucoup voyagé, donc je ne sais pas, mais si vous me dites qu'en Italie, il y a des vieilles traditions, je serais ravie d'en savoir plus là-dessus et peut-être de venir faire un film. Devo dire che questa processione si svolge sia in Ladakh che nel Tibet, ovvero negli stati della religione buddista del Dalai Lama, buddismo del Dalai Lama, e mentre per esempio in Mongolia, dove sono stata, questo rito, questa cosa non esiste. Non so se esista in altri paesi, perché onestamente non ho viaggiato oltre in quella zona, e però questo, quello che appunto, avendo insegnato, dice la signora, per 40 anni, però fisica e chimica, e magari non ero così familiare con il latino, come ringrazio molto, però mi interessa tantissimo questo fatto di questa tradizione italiana, mi piacerebbe saperne di più, addirittura magari se fosse possibile realizzarci anche un film sopra. C'è un signore lì. No, giù. Sì, buonasera. Il film è fatto con molta tenerezza, veramente. Il film è fatto con molta tenerezza. Ho visitato il Ladakh forse 15 anni fa, allora volevo chiedere, allora si metteva l'accento visitando il museo delle donne a lei sulla disgregazione del tessuto sociale. Lei ha messo l'accento inizialmente una cosa molto bella, la cooperazione che c'è all'interno dei villaggi. Non c'è moneta di scambio, ma c'è il lavoro di come cooperazione, ci si aiuta l'un l'altro. Purtroppo, già 15 anni fa, credo forse 20 quando sono stato, si poneva questo problema, il turismo disgregava perché c'era molti contadini, guadagnavano soldi, si trasferivano a lei e vivevano nei sobborghi di lei miseramente perché non c'era lavoro per tutti. E questa tecnica poi di coltivare campi, ricostruire i muretti, aiutare gli animali, veniva persa, e quando ritornavano questi contadini dalla città nelle campagne chiedevano soldi per questo. Scusi, lei ha una domanda o vuole fare una domanda? Non volevo sentire la signora, il film è stato molto bello, volevo sentire le novità, se ci sono novità, se rispetto a questo, se il tessuto sociale è conservato oppure viene conservato come sembra in questo documentario. Ok. Alors c'est une très très bonne question, c'est vrai que c'est une question qui amène à un gros débat. Je peux essayer d'y répondre un petit peu. Déjà. È una domanda importante che potrebbe aprire un dibattito lunghissimo, cercherò di rispondere brevemente. Alors, penso che sia una favola. Io non ho abbiamo capito. Grazie. Alors ce que je voudrais dire, ce film donc a été tourné dans le village de Gia, qui est peut-être le dernier village, ou un des derniers villages où le tourisme n'est pas encore arrivé, parce qu'il est hors circuit de trekking, déjà, pour commencer. Alors, innanzitutto, devo dire que questo film è girato a Ghia, che è un paesino, forse l'ultimo dove non è arrivato il turismo, perché è al di fuori dai circuiti di trekking. Où on continue donc de s'échanger, ce qu'ils disent c'est le système du beurre, c'est-à-dire on s'échange un kilo de pommes de terre contre trois ânes qu'on va prêter pendant 15 jours. Et dove esiste ancora, diciamo, il baratto, lo scambio, invece dei soldi ci si dà magari il burro in cambio di un animale, insomma, comunque un altro tipo di scambio che non monetario. Mais déjà sont arrivées les bouteilles de gaz qu'il faut acheter. Certaines personnes ont des voitures, donc il faut mettre de l'essence dans les voitures. Donc déjà, l'argent commence à arriver et ils cherchent à avoir de l'argent en allant, par exemple, louer un cheval pour des trekking l'été. Ça commence.
No, però c'è da dire che comincia anche lì a cambiare un po' la situazione, in quanto ad esempio devono, ci sono le bombole del gas che vanno comprate, pagate, c'è chi ha dei mezzi e quindi deve comprarsi il carburante e allora per fare un po' di soldi spesso accompagnano quelli che fanno trekking a cavallo d'estate. Et donc à la ville, eh bien, c'est devenu ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels de 7 étages. Il y a à l'heure actuelle 400 000 touristes pour 200 000 habitants. Ci sono circa 400 000 turisti per 200 000 abitanti. Nella città ci sono alberghi enormi e quindi campi. Et les nappes d'eau phréatiques sont en train de baisser dangereusement à cause des battements, des chasses d'eau par exemple, que tirent les touristes. Per esempio la falda freatica si sta abbassando in maniera drammatica, soprattutto a causa dell'uso dello sciacquone, scusate, che i turisti utilizzano. Mais d'un autre côté, il y a encore quelques touristes occidentaux qui sont respectueux de la montagne, de l'environnement et qui disent aux gens il faut garder vos touristes, vos chasses d'eau, non, pardon, il faut garder vos toilettes à chasse de terre. Et donc ils demandent, c'est ce qu'ils appellent les écotouristes, et ils espèrent que ces écotouristes vont les aider à garder leur tradition. Però esistono fortunatamente dei turisti che vengono chiamati ecoturisti o turisti sostenibili, come diciamo, che chiedono proprio agli abitanti di poter contribuire al mantenimento della DAC così com'è, utilizzando quelle che sono delle, diciamo, delle toilette, degli sciacquoni a terra, cioè che invece di utilizzare l'acqua si utilizza la terra, per aiutare a far sì che questo paese non si disgreghi e non cambi troppo. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où il n'y aura plus de paysans dans les villages, il n'y aura plus de villages et il n'y aura plus de la DAC. È vero che il giorno in cui non ci saranno più contadini nei villaggi, non ci saranno più villaggi e non ci sarà più la DAC. Va bene, allora, sperando, allora intanto ringraziando di aver potuto avere questa testimonianza dell'ultimo pezzo di vita reale di queste lande, purtroppo. Come avete visto c'è già della gente che sta entrando con la convenzione successiva, quindi abbiamo finito il tempo, ma spero che la regista resti qui con noi all'uscita se avete qualche altra curiosità. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, il River to River continua a fluire fino a martedì. Grazie ancora. Grazie.